Dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo sulle scale e in compagnia di Barbara Bonvicini, che è tesoriera dell'Associazione Radicale Enzo Tortora ed è anche rappresentante dell'Associazione al Comitato Nazionale, neoeletta. E ha fatto adesso l'intervento, è calda di intervento. Ecco Barbara, come ti è sembrato? Mi sembra che poi hai accennato che era la prima volta che intervenivi in Comitato. La prima volta che intervenivo in assoluto a una riunione radicale, sì. E quindi come è andato l'intervento? L'intervento, spero bene, ero emozionata. Trovarsi di fronte a radicali di vecchia data è sempre una cosa sia entusiasmante che un po' intimorisce un pochino, diciamo così. Mi sentivo di fare questo intervento però perché ripeto, a Milano, ma così come credo, perché mi ha seguito nell'intervento Genea, che è il rappresentante per l'associazione Radicali Roma al Comitato Nazionale, e il suo intervento è stato pressoché lo stesso, nel senso il Radicali Italiani deve ricominciare a usare le sue braccia, i suoi arti, che sono sostanzialmente le associazioni locali. Allora, il tuo intervento è stato un po' all'insegna, diciamo, di Romero. Romero era il regista del primo zombie, hai parlato di morti viventi, ecco, accennando bene cosa, diciamo, al pubblico di Libri TV. Allora, ho usato questo appellativo per gli iscritti all'associazione Enzo Tortora, cioè morti viventi, perché al congresso di Radicali Senza Fissa Dimora l'associazione Enzo Tortora è stata definita un'associazione morta perché contava pochi iscritti al partito radicale. Purtroppo non è una situazione, cioè non è una causa né del segretario né del tesoriere, eccetera. Bisognerebbe fare un lavoro di autoanalisi. Io da tesoriera, nel momento in cui chiederò ai non iscritti dell'anno scorso, che quest'anno hanno deciso di non rinnovare la tessera, chiederò il perché non hanno deciso di rinnovarla o hanno aspettato, hanno titubato così tanto. Quindi il problema non è il perché la Tortora non fa iscritti al partito, ma il problema secondo me è vedere perché ci dovrebbe essere un motivo per iscriversi al partito. Ora, siccome le associazioni di iscritti al partito radicale sostanzialmente non esistono, non ci sono, bisogna trovare gli iscritti al partito all'interno delle associazioni. Il fatto che noi ne abbiamo 13, per esempio, non è né colpa nostra né merito nostro, perché comunque non sono pochi. L'anno scorso abbiamo chiuso su 94 iscritti con 12 soli iscrizioni al partito e 16 a Radicali Italiani. Quest'anno nei primi 4 mesi abbiamo raggiunto 29 iscrizioni a Radicali Italiani, quindi era un buon risultato. L'associazione è stata appunto definita un'associazione di morti viventi, morta e composta quindi di morti viventi, perché non faceva iscritti al partito, e quindi questi morti viventi, che in realtà morti viventi non sono, perché sono più attivi che mai, anzi quest'anno particolarmente stanno proponendo, stanno continuando a portare iniziative, idee e mille altre cose, oltre, ripeto, quello che ho detto nel mio intervento, oltre al tempo, perché io da tesoriera mi trovo a fare i conti con gli incassi, diciamo così, i contributi che la gente dà, ma il contributo del tempo che la gente dà non è monetizzabile, e è una tutt'altra risorsa che deve essere sfruttata, ripeto. Quindi non siamo morti viventi, anche se lo siamo di fondo. Barbara, quanti anni hai tu? 24, quasi 25. Quasi? Fa 13 giorni 25, faccio quasi un quarto di secolo. Perfetto, beh, è un mestiere duro di questi tempi in Casa Radicale fare il tesoriere, quindi insomma. E gli iscritti quanti siete? Iscritti 74 stamattina, perché abbiamo fatto una nuova tessera, Paolo Izzo, segretario di Radicali Roma. Perfetto, quanto costa la tessera? Diciamo qualche riferimento dell'associazione, dove possiamo informarci dell'attività di questa associazione? Assolutamente, sul sito di Radicali Milano, che è www.radicalimilano.it, troverete la pagina, diciamo la sezione del contribuisci, dove ci sono scritti l'IBAN, o la possibilità di pagare via PayPal, o la nota che si può tranquillamente consegnare la quota associativa, che è di 30 euro direttamente al tesoriere. Quindi vuol dire che questo vi comporta il fatto di venire in sede, quindi venire a trovarci nella nostra sede, che è in via Malachia Marchesi Detta Dei a Milano.
e gli altri metodi, abbiamo un metodo poi strano noi di contribuzione che è la cordata tortora, perché noi pagando un affitto a, nella nostra sede di Milano, ai tempi di penso sia stato sei anni fa, nel momento in cui abbiamo lasciato la vecchia sede che era Porta Vigentina, i radicali storici della tortora come Lorenzo Stricliver, Claudio Gerombelli e molti altri hanno creato una sorta di comitato che è appunto la cordata tortora, per il pagamento, per addossarsi l'onere della spesa dell'affitto, che comunque a Milano, conoscendo gli affitti di Milano, non è poco. E quindi questi sono, diciamo così, i metodi di contribuzione, ma la tessera costa 30 euro come per le altre associazioni locali. Perfetto, grazie a Barbara Bondicini e bocca al lupo per l'attività dell'associazione Enzo Tortora. Grazie e viva la lupa!